Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con GRP Live Sera. Siamo qui in diretta con voi, 392-022-8020 per comunicare con noi, scriveteci, perché questa sera trattiamo un tema che riguarda tutti, perché parliamo del mondo del lavoro, in particolare dell'avvertenza Torino e nel dettaglio delle 48 ore che sono già iniziate e termineranno domani, dedicate ai metalmeccanici nell'ambito appunto dell'avvertenza Torino. Queste 48 ore le analizzeremo, ma cercheremo anche di capire quali possono essere le soluzioni, le richieste, gli scenari futuri, ottimi o pessimi che siano, cercheremo di capirlo, insieme agli ospiti che ho con me qui questa sera. Parto da lontano, Antonio Iofrida della Wilm, benvenuto, e Ugo Bolognesi della Fiom. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Allora, ci siamo, innanzitutto spieghiamo ai nostri telespettatori, non so chi vuole cominciare, scegliete voi. Parto da te. Va bene. Avvertenza Torino. Prima spieghiamo che cosa è e poi spieghiamo queste 48 ore che cosa vogliono, dove vogliono arrivare come obiettivo. Ma allora, io penso che ormai è sotto gli occhi di tutti, non soltanto di chi lavora nelle fabbriche, ma di tutti i cittadini di Torino, di chi lavora, che la nostra città sta subendo un processo di declino, di decadenza che ormai è cominciato da parecchi anni. In particolare per quello che riguarda il mondo metalmeccanico e più nello specifico per il mondo dell'automobile, perché Torino è stata la capitale dell'automobile, noi siamo di fronte al fatto che nel giro di 10 anni la produzione di automobili è crollata del 90%, perché se nel 2007 Mirafiori produceva 220.000 vetture ed è stato l'ultimo anno senza gli ammortizzatori sociali, senza la cassa integrazione, nel 2019 da Mirafiori sono uscite 11.000 vetture, alle quali si sommano le 10.000 prodotte all'ex Bertone, allo stabilimento Agap di Grugliasco, ma arriviamo a un po' più di 20.000, 220-20.000, cioè meno 90%. Questo è stato sopportato, diciamo, dai lavoratori Fiat con la cassa integrazione, parliamo appunto di 12 anni di cassa integrazione, ma questo non è successo per tutto il mondo dell'indotto, per tutto il mondo che gira intorno all'automotive. Lì spesso le fabbriche hanno chiuso o hanno ridotto in maniera drastica gli occupati attraverso licenziamenti collettivi. Noi contiamo, per dire, molte migliaia di posti di lavoro che sono stati persi in questi 10 anni. Perché? Perché siamo di fronte al fatto che appunto la maggiore industria della nostra città, la più importante, ha smesso di investire nella nostra città. Sono stati abbandonati i segmenti produttivi più importanti, no? Penso al segmento B, alla Punto, per capirci. La Panda l'abbiamo abbandonata, è stata portata via da Torino nel 2003, quindi dobbiamo tornare ancora più indietro, però anche tutti i modelli che venivano prodotti nel 2007, che andavano appunto dal segmento B, dalla Punta attraverso la Musa, l'Idea, la Multipla, per arrivare alle vetture di alta gamma come la Tesis, no, oggi non si fanno più, no? Qualche anno fa ci avevano spiegato che la vocazione doveva essere il polo del lusso, le Maserati, che effettivamente al momento del lancio hanno rappresentato una novità, ma nel giro di un paio di anni, a Grugliasco, hanno iniziato a fare la cassa integrazione. A Mirafiori è andata perfino peggio, perché il nuovo SUV Maserati, che doveva essere la grande novità che veniva venduta, no, nei mercati emergenti, ai ricconi della Cina, piuttosto che arabi e russi, ha lavorato, diciamo, senza ammortizzatori sociali 18 mesi e poi di nuovo è iniziata la cassa integrazione. Nel 2017 a Torino sono state prodotte 60.000 vetture, nel 2018 siamo passati a 40.000, nel 2019 a poco più di 20.000. Questi sono i numeri. E soltanto con la nuova produzione che partirà quest'anno, quella della 500 elettrica, che è una produzione sicuramente importante, i numeri non cambieranno significativamente, continuerà l'utilizzo di ammortizzatori sociali e continuerà purtroppo quella emorragia che succede invece nel mondo della fornitura. Noi stiamo vedendo le fabbriche che chiudono, le multinazionali che se ne vanno via. No, l'esempio è la
la Martora Brandizzo, per fare un nome di una famiglia, di un'impresa familiare, piuttosto che la Male alla Loggia e alla Luz, a Saluzzo, multinazionale tedesca che decide di chiudere in Italia perché gli interessa fare la produzione nei paesi satelliti della Germania, in Slovacchia e in Polonia. Io, Frida, per questo l'avvertenza Torino è una crisi che tocca tutta la città, ma non solo, anche insomma, tutta la cintura. Per questo viene insomma chiamata in questa maniera, tutti dobbiamo muoverci perché il problema è serio. Sì, difatti effettivamente diciamo che l'avvertenza Torino non soltanto rappresenta un'analisi su quello che è la criticità relativa all'impatto occupazionale, nonché al ridimensionamento di quello che è la vocazione dell'automotive che ha caratterizzato, che ovviamente è un po' il simbolo della città, ma come è stato in qualche modo anche anticipato, siamo oggi in una fase in cui c'è una nuova crisi determinata del settore automotive, legato ad un cambiamento, no, dell'automotive come concetto di mobilità che attraverso ovviamente tutto il globo e non poteva ovviamente non avere perno nella città capitale per l'eccellenza dell'auto. Quindi se noi andiamo a ragionare, quindi cosa succede? Che ovviamente Vertenza Torino rappresenta anche l'occasione non soltanto per parlare del contingente, ma anche alla luce di quanto è accaduto nel tessuto industriale della nostra area metropolitana, che voglio ricordare che tra l'altro è stato oggetto di uno specifico decreto ministeriale da parte del Ministero, tra l'altro l'anno scorso, credo proprio nella primavera del 2019, che quindi in qualche modo rappresenta anche la consapevolezza da parte della politica di quella che è la gravità di una situazione. Ed ecco che Vertenza Torino in qualche modo vuole anche diciamo battere il tempo rispetto a una questione acclarata dalla politica già da un anno a questa parte, ma ai quali comunque noi non notiamo che susseguono diciamo delle iniziative. Uno per esempio, di fronte a questa situazione in modo particolare dell'automotive, noi abbiamo un forte indotto, abbiamo dei casi di aziende, alcune sono già state ricordate, ma in modo specifico per quanto riguarda l'indotto, ad esempio il caso della Lear di Grugliasco, un'azienda che ad oggi occupa ancora 600 dipendenti, che opera in monocommittenza per Maserati e che non ha avuto l'aggiudicazione della 500 BEV e quindi oggi opera su un unico turno con l'utilizzo di ammortizzatori sociali che tra l'altro saranno in scadenza nel mese di marzo. Quindi non una bella prospettiva per questi cittadini. No, una prospettiva appunto che in qualche modo era già stata ribadita in tavoli, diciamo, in occasione di tavoli anche dal punto di vista con le amministrazioni regionali, ma che a tutti gli effetti ad oggi sappiamo che insomma anche da questo punto di vista sugli ammortizzatori sociali dobbiamo ancora attendere quali possono essere eventualmente le disponibilità da parte del governo e poi ovviamente chiarire anche quelli che possono essere poi le disponibilità da parte, o meglio chiarire quali sono le prospettive da parte dell'azienda che, essendo legata all'indotto, ovviamente ragionerà su un clima di incertezza che comunque è quello che ad oggi ci troviamo ad analizzare nella nostra Vertenza Torino. Allora facciamo una breve pausa, poi torniamo sull'argomento, restate lì con noi. Rieccoci insieme, questa è sempre GRP Live Sera. Allora, io, Frida e Bolognesi, stiamo parlando dell'avvertenza Torino, stiamo parlando di queste 48 ore per il lavoro, per parlare dei, in questo caso specifico, dei metalmeccanici, dell'indotto. Ma allora, la domanda è questa: in questi 10 anni abbiamo raccontato che c'è stato un crollo, no? In qualche maniera, si poteva fare qualcosa o bisognava arrivare per forza a toccare quasi il fondo? Si poteva fare più che qualcosa, si poteva fare molto, però adesso una discussione su quello che si poteva fare è una discussione sterile, no? Piangere sul latte versato lascia il tempo che trova. Interveniamo adesso però, se tutti riconosciamo che c'è un problema enorme, perché diciamo che ormai Torino non è più una città del nord Italia, non perché è cambiata la geografia, ma perché sono cambiati i dati economici e abbiamo la disoccupazione giovanile, il reddito pro capite, che sarà anche la media del pollo, però anche in Lombardia, anche in Emilia Romagna, anche in Trentino, anche nelle altre regioni del nord Italia, è la media del pollo, e siamo a distanze siderali. Questo
dipenderà dal fatto che a Torino appunto ci sono persone che da 12 anni devono campare quando va bene con le 900-1000 euro della cassa integrazione e quando va peggio sono finiti nella disoccupazione. C'è un problema se ragazzi, perché li vedo che non hanno solo 30 anni, vedo che ne hanno 40, 50 anni, vanno in giro con lo zaino sulle spalle per portare la pizza, il sushi a casa in bicicletta e quello è il lavoro del futuro? Cioè non è... Poi magari ci parli insieme. Senza tutele. Senza tutele, ci parli insieme e magari ti spiegano che sono anche laureati. Cioè, e pensi a quella famiglia che ha fatto sacrifici enormi per fare laureare il proprio figlio, che adesso vede che l'occupazione qual è? Portare lo sushi in bicicletta. 392-022-8020, arriva un messaggio, perché fa puntino proprio per quello che stavi dicendo: salve, non c'è più lavoro per noi giovani e ci tocca andare via. È così. È la realtà. Ma poi quando si parla di fuga, cioè, di cervelli, ma se Torino anche non ha i cervelli, giusto? La stessa percentuale di disoccupazione giovanile di Bari, per quello diciamo non è più una città del nord Italia, perché ha la stessa disoccupazione giovanile di Bari. Siccome i giovani da Bari se ne vanno, anche da Torino se ne vanno. A me capita di parlare con tantissime persone che mi raccontano che la figlia è in Australia, il figlio in Cina, il nipote e l'amico sono in Inghilterra. È così. Se questa città non è più in grado di offrire delle opportunità, è chiaro che le persone se ne vanno. Certo. Abbiamo non un problema di immigrazione, abbiamo un problema di emigrazione. Allora, in tutto questo, allora, la giornata di oggi c'è stata una manifestazione in piazza, tra l'altro noi poi nel telegiornale avremo il servizio, un collega in giro scatenato, quindi vabbè, ma quello nel TG che insomma seguirete dopo di noi. Voglio sapere, le 48 ore vanno avanti, domani ci sono altre iniziative, giusto? Certo. Qualcosa in particolare da segnalare su domani? C'è qualche appuntamento magari in giro per la città? Sì, abbiamo... Al mattino ci sarà un volantinaggio e quindi certo, ci sarà, come dire, un'informazione verso la cittadinanza. Al pomeriggio cercheremo di ragionare con chi magari può dare degli spunti, delle idee per il futuro, cioè su che, ecco, cosa si può fare per il futuro. Il tema poi di queste 48 ore, ma non solo, dell'avvertenza Torino è, sì, leccarsi le ferite, ma guardare avanti, trovare le energie. Anche perché noi abbiamo ancora adesso, nonostante appunto il disastro economico, delle eccellenze. Il Politecnico di Torino è un'eccellenza. Certo. Se però appunto i ragazzi alla fine del percorso faticoso e la laurea se ne devono andare via, cioè sto Politecnico, certo, alla fine... è una bellissima cosa, ma per Torino cosa rimane? Quindi noi abbiamo le possibilità per ricominciare, servono gli investimenti però, serve che ci sia una responsabilità da parte delle istituzioni sicuramente, ma anche da parte del mondo delle imprese, a partire da quella famiglia che è comunque ancora proprietaria di questa grande multinazionale, perché sarà una grande multinazionale che diventerà ancora più grande con l'unione con Peugeot. Infatti la domanda è una famiglia torinese. Esatto, la domanda era questa, la prossima. Questa famiglia che fa rima con Fiat, che adesso è FCA, che si allea con PSA, che poi sarebbe Peugeot, insomma, esatto, per farla breve, sì, chiara, sì, per i nostri telespettatori. Questa fusione, come viene vista? Cioè, perché poi vengono sempre vendute come grandi opportunità, e probabilmente lo sono, ma lo sono davvero poi per i lavoratori, per chi in cassa integrazione ha 900 euro al mese? Beh, è evidente che questa è un altro di quegli elementi che si va ad innestare in una fase di già, diciamo, incertezze, certo, no? Perché tutti gli effetti sappiamo molto bene che comunque è un qualcosa che viene determinato, diciamo, dalla logica anche di cercare di unirsi a livello di player internazionali per competere in un mercato sempre più globale, però è chiaro che da questo punto di vista si è anche in prospettiva preoccupati rispetto alla questione che certo potrà rappresentare delle opportunità e potrà rappresentare l'occasione per maggiori sinergie e rafforzare un gruppo o i due gruppi che comunque in qualche modo, però dall'altra parte insomma non ci giungono neanche nuove situazioni di analisi di sovrapposizioni che possono essere fatte, che quindi ulteriormente ci costringono ad un ragionamento anche dell'avvertenza Torino su questo tema. Voglio soltanto aggiungere due cose rispetto, certo, a quanto detto prima. Vertenza Torino ovviamente vuole anche essere un momento per capire e mettere di nuovo al centro il lavoro come giustamente come valore.
nel senso che noi anche nella giornata di oggi abbiamo assistito a interventi da parte di delegati di importanti fabbriche che ad oggi diciamo caratterizzano un po' le crisi principali, dal quale comunque si evince il timore da parte delle persone che oggi il lavoro ce l'hanno di perdere il lavoro. E riscontriamo anche da parte delle nuove generazioni il timore di non entrare nel mondo del lavoro. E questo in parte è dovuto ad errori del passato, che è vero che insomma analizzare gli errori del passato può essere, diciamo, da un certo punto di vista un gioco, diciamo, che lascia il tempo che trova, ma è propedeutico, perché uno degli errori principali che riguarda in modo particolare, che ha gli effetti sul lavoro e sul tessuto industriale, è l'assenza di una politica industriale del nostro paese. Cioè l'assenza di una politica industriale del nostro paese è come se uno dovesse fare un intervento chirurgico senza avere gli attrezzi. Cioè è veramente paradossale pensare effettivamente di essere negli anni 2000 e continuare ad andare avanti senza una politica industriale. E questo è uno dei punti che ovviamente Vertenza Torino si pone, cioè sensibilizzare anche le amministrazioni politiche affinché insomma si rendano conto che la nervatura principale dell'industria, dell'occupazione, del futuro industriale per il nostro paese e per città come Torino deve partire necessariamente di nuovo da una politica industriale per il nostro paese. Allora, vorrei anche, visto che avete fatto delle proposte, ce n'è 8, no? Sono 8 punti. Vogliamo riassumerli, visto così, in conclusione, dando appunto dei punti chiave sui quali ragionare, insomma, perché qui ci lamentiamo, ma vogliamo anche trovare delle soluzioni. Certo. No, certo. Beh, principalmente. Intanto, visto che non lo fa la politica, o governi che si susseguono ma litigano... Sì, abbiamo visto governi di tutte le salse, esatto. Ma come dire, l'orchestra cambiava, ma la musica era sempre la stessa. Bravissimo. Però, appunto, la prima proposta parte dai numeri che dicevo all'inizio, cioè la produzione è crollata da 220.000 a 20.000. Bisogna ritornare ad avere volumi produttivi e quindi serve un investimento che vada oltre la gamma del lusso, ritorni ad essere appunto la produzione di un'automobile di segmento B, per esempio, no? Si dice che nel prossimo futuro, appena diventerà operativo questo matrimonio tra Fiat e Peugeot, uno dei primi modelli che verranno fatti su piattaforma Peugeot sarà quello di segmento B, no? Per capirci, se al marchio Fiat probabilmente si chiamerà Punto. Quella serve a Torino come produzione per ritornare ad avere una piena occupazione, se no la piena occupazione ogni 2 anni viene spostata. No? Adesso la settimana scorsa abbiamo visto tutti che Pietro Gorlier, responsabile EMEA di FCA, ha incontrato il presidente della regione Cirio e tutti i gruppi consigliari e gli ha detto che nel 2022 ci sarà la piena occupazione. Ora, sono 10 anni che sentiamo che ogni 2 anni si realizzerà la piena occupazione. Anche noi abbiamo incontrato Pietro Gorliera alla fine dell'anno scorso e gli abbiamo fatto notare che, appunto, che era già stato detto e che i piani industriali che sono stati presentati negli ultimi 10 anni non si sono realizzati. Se andiamo a vederceli, e sono sul sito di FCA, vediamo quelle belle slide, vediamo che è stato realizzato la metà della metà e che quindi non basta più promettere, bisogna fare. Non basterà la 500 elettrica, non basteranno i modelli ibridi per le Maserati, serve un modello che possa di nuovo far lavorare tante persone. Perché? Perché è destinato a un mercato vasto, non solo al mercato del lusso. Servirà, per parlare di politiche industriali, siccome siamo dentro questa transizione, no, che non è stata voluta dalle case automobilistiche, ma ci sono delle normative europee sempre più stringenti. Tra il 2020 e il 2030 ogni anno diventeranno più severe queste normative sulle emissioni di CO2. Anzi, il 2030 l'obiettivo è emissioni zero. Emissioni zero vuol dire tutte macchine col motore elettrico, perché è libero. Esatto, siccome però quella è la strada, in Francia e in Germania si stanno ponendo il problema delle batterie elettriche, perché le batterie elettriche adesso le producono in Asia, in Cina, in Corea, e se succede qualcosa, come dire, che a livello globale, come sta succedendo oggi, può bloccare il movimento, che si fa? Rimani a piedi, perché senza la batteria elettrica puoi avere la macchina più bella del mondo, ma stai fermo. Francia e Germania se lo stanno ponendo sto problema.
E ce lo dobbiamo porre anche come noi, anche noi in Italia. Infatti uno dei punti, degli 8 punti, dice: facciamo la fabbrica delle batterie elettriche a Torino. E tutto quello che ci gira intorno, perché batteria elettrica significherà anche comunque gestire tutto il ciclo della vita della batteria elettrica, anche quello che succederà nel momento in cui dovrà essere dismessa, come riciclarla, come fare in modo che non ci sia un impatto ambientale, tutto quello che è legato alla mobilità elettrica, no? Le colonnine delle ricariche, cioè da fare ce ne potrebbe essere molto. Tanto che la stessa Unione Europea ha varato quel piano che hanno chiamato pomposamente il Green New Deal e hanno stanziato, almeno c'è scritto, 1.000 miliardi di euro, cioè cifra impressionante. Sono fondi europei. Adesso facciamo come sempre che poi ci lamentiamo del fatto che versiamo 100 all'Europa e non siamo poi capaci a usare i fondi europei. Serve la politica industriale, servono le istituzioni, serve la Regione Piemonte, serve il governo, serve il Ministero dello Sviluppo Economico. Allora, siamo praticamente in chiusura. Aurora ci scrive: spiace vedere che Torino non è più la capitale dell'auto, questa è una considerazione. La chiusura la fido a Iofrida, insomma, con un auspicio, e seguiremo questa vicenda, magari ci rivediamo, però vorrei... Insomma, certo, sì, Vertenza Torino, diciamo che ovviamente proseguirà anche nella giornata di domani. Molti temi saranno toccati, tra l'altro Vertenza Torino nasce anche in un momento in cui c'è una transizione del cambiamento del settore dell'auto. Io direi addirittura anche l'occasione per capire che comunque ci troviamo di fronte ad una transizione di importanza epocale, perché stiamo parlando del cambiamento dall'auto col motore endotermico all'auto elettrica, quindi non so se è proprio paragonabile, ma si potrebbe in qualche modo paragonare al passaggio dalla carrozza con i cavalli, certo. Al motore a scoppio. Quindi è evidente che in questa fase di transizione c'è la necessità di attenzionare soprattutto gli strumenti indispensabili per accompagnare anche gli effetti di un cambiamento, quindi anche quello che sono gli strumenti degli ammortizzatori sociali e gli strumenti legati alla formazione delle persone, quindi a partire dalle fabbriche, a partire dai luoghi di lavoro e non soltanto, e partire anche dall'utilizzo di questi strumenti per poter comunque in qualche modo mantenere alta la professionalità, conservare la professionalità propria della città di Torino per quanto riguarda il settore automotive, per far sì ovviamente, perché questo è l'auspicio e l'impegno che abbiamo anche noi, di continuare anche a dare un contributo affinché Torino continui a rimanere una capitale dell'auto. Grazie a Antonio Iofrida, grazie a Ugo Bolognesi. Grazie a voi. Grazie a voi per aver seguito GRP Live, restate lì perché la programmazione prosegue con Non Vedo L'Ora.